Ciao a tutti, io Ciao. sono Coco. Io sono Valentina. La Valentina oggi è venuta per farci una lezione di cinese. Vi canterò anche qualche pezzo per farmi sentire la mia voce. Raccontami la tua storia. Allora, io mi chiamo Valentina, di cognome Trezzi. Mio papà è di nazionalità italiana, mia mamma è cinese. Ho 11 anni e ho sempre vissuto a Mariano, una piccola città vicino a Milano. Quindi parli anche cinese perché hai studiato dalla mamma? Sì. Ok, che bella storia. Allora, cominciamo subito la lezione cinese? Allora, la lezione che vi farò oggi sarà insegnarvi qualche nome dei componenti della famiglia. Che è una cosa fondamentale quando uno inizia a imparare il cinese per poter chiamare infatti i suoi familiari. Alcune parole sono molto simili all'italiano, ma con qualche particolare in più. Come la mamma, che si dice mamma, che hanno anche un tono. Sono due, diciamo, parole uguali. Che il primo ha il primo tono e l'altro ha un quinto tono, cioè è neutro. Invece il papà, anche quello molto simile, si dice papà e quello ha un quarto tono e un quinto. Quasi tutti dei componenti della famiglia hanno il primo con uno dei quattro toni e il secondo neutro, cioè il quinto tono. Mentre mentre il nonno si dice yeye con il primo, con il secondo tono e il secondo sempre neutro. E la nonna si dice nene e il primo ha il terzo tono e il secondo è sempre neutro. Mamma si dice, come ho già detto, mamma. Mamma. Il papà, papà. Papà. Il nonno, yeye. Yeye. La nonna, nenè. Nai, nai. Però mi sa yeye e nai, nai non sono proprio uguali a quelli italiani perché c'è quella parte di paterno e quella materna, vero? Quindi per esempio... Sì. Questo è padre di padre, si chiama yeye. E esatto. La mamma del papà si chiama nene. Sì, quindi nella prossima lezione magari insegniamo anche le cose, la mamma di mamma, sì, genitori della di, mamma. Sì, perché è un po' complicato perché la cultura cinese è più specifica ai rispetto nomi. All'italiano. Invece i fratelli, anche questo è diverso all'italiano perché, come ho già detto, il cinese ha delle parole specifiche per ogni cosa. Infatti si dividono in fratello grande, fratello piccolo, sorella grande e sorella piccola. Il fratello grande si chiama kk, con la prima sillaba, diciamo, al primo tono e il secondo sempre neutro. La sorella grande si chiama jeje, con il primo con il terzo tono e il secondo al quinto tono, cioè neutro. Il fratello piccolo è Titi, con il primo al... cos'è? Quarto tono. Al quarto tono e il secondo neutro. Invece la sorella piccola è Meme, con il primo al quarto tono e il secondo sempre neutro. Il fratello grande si chiama KK. KK. La sorella grande, Jeje. Jeje. Il fratello piccolo, Titi. Titi. La sorella piccola, Meme. Meme. Allora, dopo averci insegnato tutti i nomi, potrebbe anche fare qualche esempio di frase? Sì. Tipo, con la mamma? Mamma, posso dire... mamma, che vuol dire... voglio bene alla mia mamma. 我爱我的妈妈. Esatto? Sì. Con il papà posso fare un esempio come 我的爸爸很高. Cioè, mio papà è molto alto. Ok.
Bene. Con i nonni, visto che abitano lontano da me, posso dire "wo de ye ye nai nai zu zai zhong guo". Sì, ye ye nai nai. Cioè, che vuol dire i miei nonni abitano in Cina. Con il fratello grande, ge, posso fare un esempio come "wo you yi ge ge ge", cioè io ho un fratello grande. Mentre con gli altri posso fare "wo mei o jie jie di di he mei mei", che vuol dire non ho né sorelle, non ho una sorella grande né una sorella piccola e né un fratello piccolo. Avete imparato qualcosa dalla mia lezione e spero vi sia stata utile. Ma questa è stata la tua prima esperienza di insegnare cinese? Sì. No, in verità i miei compagni di classe, sapendo che mia mamma è cinese, mi hanno chiesto qualche volta di insegnargli qualcosa. Quindi qualcosina ho già insegnato. E ti è piaciuta questa esperienza di insegnare? Sì. Mi sa Valentina sta studiando canto. Sì. Però. E dove? Dove è? E da quando hai studiato? Mi pare di aver studiato da 2-3 anni canto. All'inizio ho studiato in una piccola scuola MEDA e adesso studio qua a Milano. Ma almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori, da tutte le mie contraddizioni, da tutti i torti e le ragioni, dalle paure che convivono con me, dalle parole di un discorso inutile. Almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori. Ho giocato con il fuoco e qualcuna l'ho anche vinta, ci è mancato poco, mi giocassi anche la vita. Ho lasciato troppe volte la mia impronta sopra il letto, senza preoccuparmi troppo di cosa prima avevo detto. Ho cercato nell'abisso di un mattino senza arda, senza avere un punto fisso o qualcuno che ti salva. Ma almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori, da tutte le mie contraddizioni, da tutte le mie imperfezioni, dalle paure che convivono con me, dalle parole di un discorso inutile. Almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori. Almeno tu. Oh, oh, almeno tu. Almeno tu. Grazie, bravissima. Grazie mille. Sei veramente brava. Ti auguro un buon futuro. Grazie. Per qualsiasi cosa. Se vi piace il nostro video, potete scrivervi sotto e vi farò anche altre lezioni interessanti. Bene. Se avete qualche domanda da farci, siamo sempre a disposizione. Scrivetelo qua sotto nei commenti. Ok, allora ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao.